Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui continueremo il torneo di Polesella. Abbiamo fatto le prime due partite di qualificazione, ci mancano la terza e la quarta. E poi vedremo se riusciremo a passare alle fasi successive. Eh sì, tra l'altro, visto l'ultimo scivolone, ora è importantissimo vincere le prossime gare. Ne restano due, qualora le vinceste riuscireste ugualmente a qualificarvi come miglior seconda, o meglio, come miglior terza nel caso peggiore possibile, ma come seconda ci arrivereste. Però l'importante è vincere, soprattutto contro l'Antomas, che è una delle squadre più insidiose di questo torneo. Dunque ci vuole tanta forza psicologica ora. Sì, abbiamo visto che la prima partita di oggi non sarà molto difficile, però sarà la seconda, quella decisiva, in cui siamo costretti a vincere contro una squadra abbastanza tosta. Eh sì, Fre? Sì, alla fine l'Antomas, penso che anche un po' come voi, partisse tra le squadre più forti in questo torneo. Hanno fatto un passo falso anche loro nell'ultima partita, vediamo se contro di voi riusciranno a riscattarsi. Anche voi, secondo me, nell'ultimo match avete avuto peccato un pochino di superficialità, quindi vediamo se oggi riuscirete a cambiare questa rotta e comunque a portare il risultato positivo, che sarebbe fondamentale. No, più che superficialità direi un po' di disordine, che non ci siamo riusciti ad adattare alle condizioni del campo e di squadra, quindi abbiamo avuto diverse difficoltà e che dobbiamo aggiustare assolutamente in queste due partite. Sì, tra l'altro comunque prossima partita alle 12.30, quella dopo alle 2, orari che sicuramente non favoriranno un buon ossigeno, no? Sì, gli spettatori vedranno tutto in video separati, ma in realtà stiamo facendo tutto di fila, quindi è strafaticoso e si inizia anche a sentire. Ma è per questo che io vi darò una mano nel prossimo match. Spero che Capitan Gamberini mi faccia fare l'esordio, perché sono lì che scalpito che voglio entrare. Tra l'altro devo anche esibire quella che è la mia esultanza da pagliaccio, la onde per cui vorrei giocare. Allora, detto questo, andiamo a vedere le ultime due partite di qualificazione e vediamo se riusciremo a qualificarci. Andiamo a vedere allora. Andiamo. Allora è tutto pronto per il terzo appuntamento della fase a gironi di questo torneo. Adesso sicuramente l'FDM deve reagire dopo l'ultima sconfitta per 3-1. Vediamo se ci riuscirà contro sicuramente gli avversari che non sono andati particolarmente bene fino ad ora nel torneo. E allora è tutto pronto, Calaia sul punto di battuta e si parte per il terzo match. Fino ad ora 3 punti ottenuti per l'FDM, intanto subito un giocatore scivola, il campo in questo caso non favorisce buon attrito. Cioccia da Calaia, apre la pozza, ancora Cioccia. Cerca di andare via, trova lo scarico in Fabio che apre da Calaia. Calaia può già andare al tiro, trova Fabio, mezzalina e Fabio, lo scarico per Pozzi che calcia col mancino e scivola. Già, due giocatori sono scivolati, adesso 3. Calaia verso Fabio, può andare verso la porta, Fabio sbaglia il controllo, però sicuramente la mancanza del Caimano. Esatto, si sente la mancanza del Caimano fino ad ora, ma soprattutto si vede un campo in cui è veramente difficile rimanere in piedi. Siamo più una pista di pattinaggio che effettivamente un campo di futsal. Fabio va corto da Calaia. Scarica ancora verso Fabio che si accentra, perde il pallone, lo raccoglie Pozzi che può andare al tiro, trova Cioccia verso Fabio, palla centrale, scivola anche lui, secondo me il contatto qua non è falloso, però Cioccia trova Fabio, controllo di sinistro, Fabio va sul destro, scarico da Pozzi, ecco servito Cioccia per la rete del vantaggio, segna Cioccia, bella la palla di Pozzi e il match si sblocca dopo un paio di minuti, è 1-0 per l'FDM. Fabio subito a recupero. Punizione? Toccato forse con un braccio Fabio, si riparte da lì. Fabio. Cioccia. Dribbling di Cioccia in mezzo a tre casacche avversarie. Deve proteggere e difendere il pallone con le unghie, con i denti. Trova Fabio che può andare anche al tiro, ma siamo lontani. La palla non finisce tra i piedi di Nick Calaia, che da lì sicuramente poteva avere una buona occasione. Calaia. Alza verso Fabio che si coordina. Calaia, uno contro uno, Calaia va sul mancino, Calaia il tacco, la parata da parte del portiere. Pozzi in pressione, colpo di tacco che favorisce il numero 6 che può andare anche al tiro, Di Bitonto si deve opporre alla conclusione, il tiro era molto potente anche angolato, Di Bitonto con un buon riflesso spedisce il pallone in angolo. Questo comunque è dimostrare che l'FDM deve stare sul pezzo. Altro calcio d'angolo, adesso per i bianchi, palla dentro. Colpisce Pozzi di testa e contropiede, 3 contro 2. Calaia, Pozzi e Fabio per il contropiede. Servito Pozzi, dentro da Calaia, palla che arriva Fabio Di Mauro per il gol del raddoppio. Segna il primo gol della competizione Fabio, il gol che vale il 2-0. Qua sicuramente bravi Calaia, Pozzi e Fabio a sfruttare il contropiede nel migliore dei modi. Ottimo lavoro da parte di Nicalaia che lascia scorrere, non so quanto volontariamente, però forse sì, questo pallone è verso Fabio, che da lì non può assolutamente sbagliare. Pozzi
mastica il pallone e poi va da Calaia, corto da Fabio che rallenta il gioco e va da Cioccia. Pozzi, va via Pozzi, va sul mancino, Pozzi non ha soluzioni interne, quindi andare da Cioccia. Fabio per lo scarico, si apre Calaia, Fabio gioca e sale, Calaia può andare al tiro, ci pensa, poi serve Fabio, la sponda di Fabio verso Calaia, bello l'1-2, bella la sponda di Fabio, ed eccolo l'arco di Calaia, secondo timbro in questo torneo per lui, questo facile facile davanti al portiere, non sbaglia. No, 3-0 dunque, adesso prova a reagire la squadra dei bianchi, qua Pozzi tocca il pallone, forse neanche per ultimo però la rimessa a favore dei bianchi. Numero 7 cerca lo scambio che non si concretizza, poi può girare tutto verso il 6, il tiro verso la porta. Pozzi di testa, non so quanto volutamente, palla che poi termina tra le braccia del portiere. Parere di Ayman su questo inizio di partita, 3-0, risultato comunque che già abbastanza rassicurante. Ho visto la squadra veramente molto unita, sta giocando molto bene, l'asse Calaia Fabio. Attenzione intanto a Calaia, scusa se ti interrompo. Vai, continua. Calaia, l'asse Calaia Fabio spettacolare. Bene, bene. E attenzione perché Calaia dice antimo la prossima, è il momento di vedere il numero 11 in campo, non so se sarà un per fortuna o un per sfortuna. Attenzione, intanto la conclusione di Bitonto, attento, blocco in due tempi. Attenzione, pare sbagliato, Fabio può approfittare, Fabio verso Calaia, pare il portiere in un tempo, Calaia gioca a Fabio, gli fa realizzare così il gol del 4-0. Gol di Fabio, ma sicuramente va condiviso con Nicalaia, atto di generosità quello da parte di Nick. Cioccia, va via il tiro di Cioccia, palla che termina fuori, ma sicuramente è meno di quello che è sembrato perché la palla non è andata molto lontana dall'incrocio. Passaggio per Cioccia, si apre Fabio, Cioccia cerca la conclusione, trova la difesa avversaria, ancora Cioccia protegge il pallone e riparte, palla per Antimo verso Fabio, protegge Fabio uno contro uno, ancora da Antimo che ha tanto spazio, poi forza la giocata verso Cioccia e termina fuori il pallone. Antimo tra l'altro è entrato anche senza riscaldamento, oltre che in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali. Ecco Antimo che scambia il pallone e si propone, Cioccia va verso la porta, la risposta del portiere. Da ricordare che quest'anno è salito dalla Serie B a Serie A2, uno dei protagonisti del Russi. Attenzione che intanto c'è la soluzione per Antimo, Fabio preferisce Ferrante. Tra l'altro Russi ex squadra mia e di Avracalaia. Sì, sicuramente è un'ottima squadra, ma poi Miglaci sembra anche un buon giocatore. Tra l'altro consente anche di avere un mancino in più squadra, cosa che nel Balsa non c'era molto quest'anno. Intanto il tiro verso la porta, fuori. Infatti il Russi gioca molto bene anche per il discorso mancini destri. Il mister li considera molto importanti. Palla numero 8, scorre fuori però, la rimessa a favore dei bianchi. Palla verso il numero 12, Ferrante, Michelacci si propone, Antimo che viene servito, Antimo mezzo al tiro, lo fa partire! E arriva la prima conclusione da parte di Antimo, termina fuori, non di molto, ci ha provato il numero 11. Michelacci prova a ripartire, Michelacci cerca di trovare Antimo, Antimo inciampa sul pallone, poi Michelacci lo ritrova, Antimo insiste, si oppone, e poi confusione qua, secondo me Antimo. Adesso può ripartire il numero 12. Antimo va in pressione, cerca di recuperarlo, bravo qui Antimo che recupera il pallone, prova a ripartire, la forbice alza con classe verso Fabio, da un fratello all'altro, palla per Ferrante. Spizzata il numero 12, può andare anche al tiro il numero 9 di Bitonto para, Antimo, pallone un po' difficile da gestire, allo scarico, prima di andare lungo da Michelacci, non è una brutta idea, che però cicca il controllo, palla che termina fuori. Ferrante, verso Antimo, uno contro uno, Antimo la forbice, Antimo di Mauro, poi mastica il pallone, non so se sia stato deviato, non sono riuscito a capirlo però, non ha trovato la porta. Adesso palla in out, Antimo piano piano forse sta entrando in partita. Ancora Ferrante da Antimo che ha un po' di spazio, se lo prende tutto, poi perde il pallone e quindi può ripartire il numero 8. Ripartenza, palla verso il lato destro, bravo Michelacci e Ferrante a coprire, allora 2 contro 1. Calaia può andare da Antimo, Calaia temporeggia, Calaia va da solo, Calaia aspetta Antimo che arriva adesso e palla che esce dalla porta, non so se abbia toccato Antimo. Adesso Ferrante verso la porta, deviato due volte, palla che termina in angolo. E si arrabbia il portiere che deve stare attento alla pressione. Michelacci, pensa al tiro Michelacci, lo prova con la punta, non un granché questa conclusione, palla che termina fuori.
In questo momento secondo me non l'ha dimostrato, non ha riuscito a trovare l'impatto giusto con il pallone, però forse è anche il campo che ha... Sì, il campo non aiuta, anche il pallone. Fabio, un parere su Antimo? Com'è giocare con lui? Ti sta aiutando? O sei tu che stai aiutando lui? Beh dai, stiamo provando in tutti i modi a farlo segnare. No, non è facile. Fabio, il capello biondo? Da solo? Hai fatto te. Attenzione Calaia, intanto scusate se vi interrompo. Palla per Ferrante, verso Antimo Di Mauro! Trova il gol numero 11, che si dimostra il giocatore più prolifico della squadra. Gioca 5 minuti, segna, esulta in questo modo. È sicuramente un gol fantastico, non facile perché la palla di Calaia non era perfetta, un po' forte, difficile da gestire. Lui è attento, lì da attaccante puro, numero 9, da bomber, segna ed esce. Questo è quello che voleva, questo è quello che ha tenuto, semplicemente, meravigliosamente, Antimo Di Mauro. Ma che gol, col piede non suo, a due passi, ma il movimento da... Posso entrare io? Ce l'abbiamo un tempo. Attenzione, va al numero 12, il tiro verso la porta, non trovata, palla che termina fuori. Di Bitonto. Palla verso Calaia, alla sponda e verso Michelacci! Ed è 5-0, segna Michelacci. 5-0, no, 6, ho perso il conto, 6-0? 6-0, segna Michelacci, arco per Calaia. Anche in questo caso il gol va condiviso con il mago. Il DS qua fa una sponda perfetta, facile per Michelacci con il mancino. Ora palla sul secondo palo, numero 5 non ci arriva, palla un po' troppo alta. Di Bitonto. Michelacci, Ferrante, da Cioccia, ancora nella zona di Michelacci che lascia da Calaia. Calaia trova l'interno, cerca lo spazio anche per concludere, poi spinge l'avversario. Michelacci ferma un attimo il gioco. Esce Gigi Ferrante, fa favore alla squadra. Grande, Antimo! Io lo amo Gigi! Povero Fosso! Attenzione a Calaia verso Pozzo intanto! E arriva un altro assist da parte di Calaia, segna per la prima volta Pozzi, anche lui in questa competizione, tanti gol a Gatteo Mare, oggi pochi in realtà, e questo è il primo, quello del 7-0. Pozzi. Palla verso il numero 4, Michelacci la tiene lì, la protegge, Pozzi, Calaia. Verso il numero 12. Tiro verso la porta, Di Bitonto un po' impreparato qui però. Bravo a parare in due tempi. Palla verso Michelacci. La sbuccia di testa. Palla fuori. Pozzi recupera. Pozzi va sul destro, palla dentro verso Michelacci che con il tacco, con il destro, realizza il gol. L'ottavo, se non vado errato, per l'FDM. Che allarga ancora di più il punteggio, vedo... particolare felicità nel volto di Antimo che adesso andrà anche alla ricerca della doppietta. Il tiro verso la porta di Bitonto, tocca e la palla finisce su un'altra macchina due volte. Ora calcio d'angolo. Palla corta, Fabio raccoglie, attenzione al contropiede. Pozzi, Fabio e Antimo per la ripartenza. Pozzi va da Fabio, Fabio cerca Antimo, Antimo di nuovo verso Fabio, deviato. E poi ancora Fabio Di Mauro, ancora Antimo verso la porta, palla e gol. E purtroppo però mi dispiace, esulta Antimo, ma questo sulla carta sarebbe autogol. Esulta Antimo, però mi dispiace Antimo, questo mi sa che è autogol. No, non deluderlo così, cazzo. Mi dispiace, è gol di Antimo. Gol incredibile a parte di Antimo che ha cercato questa deviazione colpendo il palo. Aveva sicuramente stabilito che la traiettoria sarebbe finita sul palo per poi sbattere sul difensore. Pozzi. Protegge. Fabio va via. C'è Antimo aperto che cercherà la sua mezza tripletta. La ruleta, incredibile. Cioccia. Palla verso Antimo. Antimo cerca il leziosismo. Il tiro verso la porta. Rimessa laterale. Pozzi raccoglie, pensa al tiro. Portiere c'è. Antimo recupera, grinta, cattiveria per questa rimessa laterale che si è preso proprio il numero 11. Pozzi, Antimo va in pressione,
sul numero 2 cerca di portare a casa qualcosa di buono, non ci riesce, palla che rimane in possesso dei bianchi, poi Pozzi raccoglie verso Antimo, verso Pozzi, ancora una volta, non colpisce bene qua al numero 11. E il match termina qui, vittoria piuttosto facile e agevole per gli FDM che vincono, se non sbaglio per 8-0, però potrei anche aver perso il conto, quindi. Ragazzi, dopo questa doppietta è d'obbligo lasciare mi piace, commentare e iscrivervi al canale. L'ho fatto per voi, non sono nelle condizioni migliori possibili per fare una cosa del genere, ma ci ho provato. Sì, gran prestazione con... Beh, se la maestra gentile doppietta per Antimo, ma è un autogol. Possiamo dire che era un autogol, ma secondo me era voluto. Mi ricordo anche al campetto quando eravamo piccoli. Voglio colpire il palo per ripartire. Una mossa tattica, lui ha cercato quel tocco sul palo. E allora eccoci alla vigilia della seconda partita di qualificazione del secondo video, ovvero la quarta. Vedremo come andrà a finire. Intanto io sono soddisfattissimo della mia doppietta. Hai fatto doppietta anche tu nell'ultima partita, quindi sì. Finito in pareggio il duello tra i due fratelli. Un gol regalato da Nick, lo ringrazio. Sì, dai, è andata bene. Adesso vediamo l'ultima, questa è molto importante. Siamo costretti a non poter perdere, altrimenti siamo fuori. Sì. Quindi sarà importante adesso gestirci. Non è facile, Però qualora vincessimo passeremo come prima. Pareggio, seconda. Se perdiamo siamo nella me. sì. Vero Beppe, vieni qui Beppe. Come hai visto la squadra, Beppe, te che conosci in parecchi, secondo te dove possiamo arrivare? E soprattutto cosa ne pensi dell'inserimento del tuo bomber di prestigio Antimo Di Mauro? Allora, l'inserimento del bomber è andato benissimo perché prima di toglierlo ha segnato, quindi era quello che volevamo, l'importante perché era quello. Ho sentito dell'attrito. Ah, cioè, sì, ho sentito. Tipo, esci, io ti esco, ma perché? Perché, mister? Vabbè, perché? Quelli forti fanno così nei momenti in cui si sentono chiamati in causa. Per il passaggio del girone, ti dico, ho capito forse un minuto fa come funziona, non lo sanno bene neanche loro, quindi non ti so fare troppi calcoli, però so che se pareggiamo siamo sicuro secondi, da quello che ho capito, se vinciamo sicuro primo. Se perdiamo, non l'ho capito neanch'io, non lo so, non si sa. Vediamo. Speriamo di non perdere. Nick, quante frecce cacci oggi? Guarda, l'importante è vincere. Di frecce posso anche non scoccarne, ma buono. L'importante è vincere, giusto. Dico la verità. Perché questa qua è una partita importante, se fosse stata un'altra partita puntavo più al gol, ma sono propenso ad andare in campo e far vedere cosa sappiamo fare. Andiamo allora proiettiamoci all'interno di quest'altra sfida. E ora si parte per questo quarto appuntamento del torneo di Polesella. Adesso, dopo aver trovato la vittoria nell'ultimo incontro, l'FDM vorrà sicuramente continuare la striscia positiva. Arriva l'Antomas oggi, partita che si preannuncia comunque spettacolare, il livello delle due squadre comunque è alto. Eccomi Fred, la stai cavando molto bene in fase di telecronaca quest'oggi. Comunque sì, il livello è molto alto come ricordavi anche tu poc'anzi. Questa è l'ex squadra di Nick, tra l'altro, in cui ha disputato appunto il torneo di Polesella la scorsa stagione. In quel caso uscì ai quarti di finale proprio contro la squadra di Fabio. Speriamo che in questo caso non sarà così, anche perché ci serve solamente un punto per passare come seconda. Discorso comunque interessante. Invece in caso di vittoria passeremo come primi. Quindi forza FDM Team. Vediamo intanto la partita che è cominciata. E vediamo anche l'assetto e il quintetto. Fabio ancora in panchina, tra l'altro bocciatura dopo i soli due gol trovati. Intanto vediamo Nick che porta palla, mentre Fre sta sistemando l'altra attrezzatura. Verticalizza, verticale però non prolifica. E adesso rimessa in gioco in favore dell'Antomas. Seguiamo ora il possesso palla dei centrali della squadra in casacca viola. Si va a riprendere il pallone Ferrante, vai Fre. Ferrante, tiro verso la porta, subito la risposta da parte del portiere. Squillo di Gigi Ferrante, la palla termina fuori. La rimessa laterale. Palla dentro, si deve ripetere. Intanto continua la discussione sul discorso del piede in campo con la rimessa laterale. Si intuirà appunto dal regolamento con il futsal è concesso, essendo cambiato il regolamento, mentre al torneo ancora vige la vecchia regola in cui non si può mettere il piede in campo. Calaia il tiro e sblocca il match. Abra Calaia, la punta dritta nell'incrocio, ed ecco anche come sempre la sua freccia, scocca l'arco, scocca la magia, Nicolas Calaia per l'1-0. Adesso prova subito a ripartire l'Antomas. Tanto si prosegue, situazione un po' confusionaria, gioco da terra, quindi penso che la punizione poi alla fine venga segnata per l'FDM. Pozzi, Calaia, Gigi Ferrante, si muove Cioccia, servito, poi gioca verso Calaia che controlla con la coscia, la palla rimane lì, insiste sia Cioccia sia Calaia. Adesso prova a ripartire l'Antomas che deve reagire. Ferrante, attenzione, adesso recupera la parte numero 23, il tiro verso la porta e va vicinissimo al gol del pari. L'Antomas con il proprio numero 8, palla che termina fuori. Lancio lungo, Calaia scivola.
chiede scusa a Nicola Di Bitonto, ma anche lui è un po' incolpevole in questo tipo di circostanza. Adesso tiro verso la porta, deviato, favorisce il 23, la finta, va a terra Ivan, rimane lì, tocca con il braccio un po' largo. Qua Ivan ha rischiato perché secondo me l'ha presa con il gomito, intanto Calaia per centimetri, riparte con un pizzico di ritardo e non ci arriva. Insomma qua Ivan aveva il braccio un po' largo, i limiti per il rigore personalmente penso che ci fossero. Ferrante, palla da Calaia, gioco di sola, Calaia verso la porta, si oppone il portiere che blocca in due tempi. Poi Pozzi, per me fallo lo subisce Pozzi, abbiamo giocato un po' entrambi con le braccia, si poteva pure lasciare scorrere forse in questo tipo di circostanze. Hanno giocato entrambi sporco. Ferrante, Calaia alza verso Ferrante, per la lida l'esecuzione non proprio, però comunque non era male la giocata, solo un pochino lunga. Bravo Ivan, Fabio entra in campo, riceve subito, mette giù col petto, Fabio col mancino, traversa! Bellissima l'esecuzione da parte di Fabio, bello lo stocco con il petto, bella anche la conclusione. Traversa piena, Fabio è pressing su Darrai, lo tiene lì, lo fa girare, poi Fabio comunque insiste. Adesso può ripartire però l'Antomas con Fariselli che protegge il pallone da Pozzi, lo tiene lì, deve scaricare il pallone, bravo Pozzi in questo caso. Anche secondo me qua non c'è fallo perché effettivamente il campo favorisce le cadute. Ferrante cerca Fabio ma non lo trova, poi recupera il pallone Gigi Ferrante, Ferrante va sull'esterno, Gigi Ferrante per il raddoppio, il numero 22 realizza il gol del 2-0. Brevissimo nel recuperare il pallone, poi realizzare con anche un pizzico di fortuna, però cerca probabilmente lui quello spazio, quello in mezzo alle gambe e lo trova. Vale 2-0. Ora per l'Antomas sicuramente una partita più complicata, deve alzare la testa, deve reagire, però mostra comunque delle qualità. Cioccia, Ferrante e Fabio dalla stessa parte, qua forse Fabio dovrebbe centrarsi, Ferrante va verso la porta. Alla fine sì, c'era anche quella soluzione esterna per Fabio che ha deciso di non accentrarsi, Ferrante poi gli ha chiamato quel movimento, finita l'azione. Ferrante verso Fabio, scarica da Ferrante con la punta. Bello lo scambio, Gigi ci ha provato con la punta del piede destro, termina fuori. Si può dire che Ferrante si è svegliato. Sì, 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 Gigi Ferrante sta facendo un'ottima partita. Tanto prova anche Cesari, il guizzo, la ripartenza, Cesari va sul mancino, riesce a trovarlo, a farlo esplodere, quindi adesso ci prova di nuovo l'Antomas costruendo con più cautela. Scarico verso Fariselli. Trova il pallone centrale, apertura poi sbagliata, quindi può ripartire con il nuovo possesso l'FDM. Calcio d'angolo affidato a Cioccia, Pozzi si avvicina, Fabio anche, attenzione adesso la palla fuori verso Fabio, palla dentro e c'è l'autogol di Cesari, la palla di Cioccia comunque è giocata bene, forte, tesa in mezzo, Cesari non è appostato bene, non impatta in maniera ottimale il pallone, beffa il proprio portiere, realizza involontariamente il 3-0 che mette sicuramente la partita a favore dell'FDM. Adesso però l'Antomas prova a reagire. Tiro verso la porta, chiuso da Fabio che va a protezione della porta di Bitonto. Tiro di Stefanelli che la riapre. Bella la conclusione al volo di Stefanelli. La volée che riapre la partita è 3-1. Ora l'Antomas rialza la testa e non deve abbassare invece la guardia. L'FDM. Ci ha dato velocemente questa rimessa laterale. L'Antomas che beffa così la retroguardia dei neri. Fabio. Ivan Pozzi. Deve scaricare da Cioccia, lo fa adesso. Palla che poi passa, rimessa laterale a favore dell'FDM. Sì, che viene infatti segnalata, rimessa a favore dell'FDM che batte la Cioccia che prima, più o meno da questa zona, ha battuto il calcio d'angolo che ha realizzato il 3-0. Ora il risultato è cambiato, 3-1. Michelacci! Luca Michelacci rimette di nuovo la partita sul più 3 per l'FDM. Sinistro fantastico a chiudere, ad incrociare. Portiere immobile, qua poco da fare dinanzi a una conclusione del genere, precisa e angolata. Michelacci realizza il gol del 4-1. Calaia chiude, Calaia vuole anche ripartire, c'è Michelacci dall'altra parte, Calaia! Ancora, Abra Calaia, ancora con un gol di punta. Conclusione fantastica, prima ha cercato l'angolo opposto, ora ha trovato l'incrocio. Gol del 5-1. Recupera questo pallone con grinta, con forza, poi la mette lì. Stefanelli, Cesari col mancino, apre. Ora Fabio va in pressione, attenzione a questo passaggio pericoloso per Montori che adesso cerca anche di dare il proprio contributo in fase offensiva. Montori verso la porta, ancora Montori, un'altra possibilità, palla dentro, chiuso il primo palo da
di Bitonto. Calai adesso, controlla. Fabio sul corto che va a pestare un po' i piedi a Calai, infatti poi si apre. Michelacci. Ferrante verso Calaia, Stefanelli chiude ancora, Calaia insiste, quindi Michelacci, segnato un calcio di punizione però di Calaia che gioca un po' troppo con le mani secondo il direttore di gara, si ripartirà da lì. Cesari parte, in corsa lunga col mancino, palla che termina fuori, ha provato più con l'interno, più la precisione che la potenza, non l'ha trovato la porta. Risultato che rimane ancora del 5-1. 4-1 o 5-1? Fabio, quanto siamo? Ayman, quanto siamo? Io ho contato 5-1 pure io. Darrai, si propone anche Montori, Darrai poi sbaglia. Dade. Darrai cerca una palla in verticale, Fabio ben appostato, adesso può ripartire. Segnato la punizione, onestamente non ho capito in quale circostanza però. Ci fidiamo della scelta del direttore di gara. Dunque punizione per l'Antomas. Deve cercare in qualche modo di riaprire la partita, anche se sicuramente 4 gol di distacco non sono pochi, però da qualche parte bisogna pur ricominciare. Allora Darrai e Cesari sul punto di battuta. Cesari lascia Darrai, il tiro verso la porta, devia Ferrante, si riparte ancora dal corner. Cesari apre tutto da Darrai che non controlla benissimo, però ce l'ha sul destro, può puntare la porta, può puntare Ferrante, poi bravo il numero 22 a chiuderlo. Calaia, c'è Fabio su questa fascia. Michelacci da Fabio, va sul mancino, poi va sul destro, è detto dal portiere, tutto mancino, Fabio lo ha sentito probabilmente, tentato la strada opposta, poi Ferrante va da Michelacci che chiede scusa, secondo lui stesso ha tagliato troppo questo movimento. Attenzione alla palla di Motori, un po' pericolosa, Fabio tocca ma non basta. Poi calcio e punizione ancora per l'Antomas, che onestamente non so quanti falli sia procurato, però siamo vicini al tiro libero. Fariselli. Da Montori. Prova a ripartire Montori, cerca lo spazio, poi palla dentro, attenzione. Il tiro di Bitonto blocca e poi può ripartire, di Bitonto tira verso la porta. Di Bitonto vicinissimo al gol del 6-1. Bella comunque l'esecuzione, anche estetica di Bitonto. Palla che termina fuori, ma almeno da qua non sembrava di molto. L'esecuzione di Darrai ed eccolo il 5-2, vicino al 6-1 prima di Bitonto. Ora invece non può fare nulla sul gol di Darrai. 4 falli neri, un fallo viola. 5-2, partita che comunque mantiene un vantaggio piuttosto rassicurante per l'FDM, ma manca ancora tanto. Calaia, va via Calaia, Calaia gioca di sola, Nick Calaia, golasso, il terzo golasso in questa partita, è veramente incontenibile oggi. La retroguardia di serie non riesce assolutamente a contenerlo, altra freccia scoccata e altro gol per il numero 10, per Nicolas Abra Calaia. Palla in verticale di Baglio, arriva ancora una volta Darrai, rimane lì, cioccia, poi Darrai! E ancora una volta trova il gol Darrai, partita che adesso va sul 6-3. Un po' un calo di concentrazione questa parte dell'FDM, non gestita bene in fase difensiva questa occasione. Rimane comunque sul più 3. L'FDM adesso potrebbe anche gestire, ma invece prova ancora a contrattaccare con Cioccia. Scivola il difensore, quindi ancora Calaia, l'occasione per il poker. Va dentro da Michelacci! E quindi Calaia serve il suo assist personale per Michelacci che realizza la doppietta. Trova il 7-3, le difese ballerine in questo match. 10 gol realizzati sino ad ora. Darrai. Montori ha diverso spazio. Può andare, cerca l'uno contro uno, anche un po' fortunato, poi riesce a trovare lo spazio giusto per servire Baglio e per realizzare il gol del 7-4. 7-4. Attenzione a Stefanelli, prova ad andare via. Serve Darrai, che cerca una traccia interessante verso il centro, poi Pozzi! Da casa sua, Ivan Pozzi! Col numero 9 trova un altro gol, questo facile facile, porta sguarnita. 8-4. E arriviamo al 12° gol in questa partita. Stefanelli. Darrai. Forse questo era il gol che ha sancito definitivamente la chiusura di questo match. Quasi quasi, se viene Cri. Fabio recupera, Fabio verso la porta. Ottimo riflesso da parte di Montori che non era posizionato benissimo, appunto perché sta cercando anche di dare il proprio contributo in fase offensiva. Fabio ci ha provato con il mancino, trova l'intervento del portiere.
Volevo fare il videomaker per un po'. Ciocia, dentro da Fabio, controlla Fabio, poi nella mischia, non riesce a concludere verso la porta, poi colpisce anche con il ginocchio il proprio avversario, va a sincerarsi delle condizioni. Fair play. Ecco, tutto pronto. Arriva in corsetta Antimo, pronto a fare il proprio ingresso in campo. Attenzione, intanto l'occasione per l'Antomas che prova a ripartire. Ecco, quindi si ricompone la coppia di Di Mauro. Subito Antimo ottiene il pallone, lo perde, quindi occasione per l'Antomas, ma subisce fallo il numero 11, se la ride. Graziato forse anche un po' dal direttore di gara, subito da una possibile figuraccia di Bitonto. Ivan Pozzi si muove, Antimo che cerca la profondità, Pozzi lo serve da un codino all'altro, palla che poi termina fuori. Pozzi ancora una volta cerca Antimo, sembra un'intesa molto interessante questa, Antimo da Fabio, e invece questa invece non dimostra di essere un'ottima intesa, quella fra Fabio e Antimo. Non riescono a scambiarsi il pallone in questa occasione, quindi Cioccia può ripartire. C'è Antimo da solo sulla destra, Cioccia va da solo, Cioccia serve invece da Pozzi che trova Antimo. Di Mauro è ancora lui l'uomo decisivo. Segna sempre il numero 11, va dalla telecamera. Ho superato Fabio. Ancora una volta un gol fantastico, sempre con il mancino. Ogni minuto che fa è un gol. È incredibile, è pazzesco, una media gol unica. È una media realizzativa migliore di Fabio Di Mauro. Come a Cattolica, un minuto un gol. Un minuto un gol come a Cattolica. Fabio in questa partita non penso abbia trovato il gol, a lui sono bastati letteralmente una manciata di secondi. Incredibile. Ma chi è l'MVP, raga? Ma chi è l'MVP? Ma chi è l'MVP? Fa assolutamente la differenza questo giocatore, oltre che il contenuto. Perché non era una partita facile. Assolutamente, i ragazzi li conosco, sono dei ragazzi del paese dove abito io, sono dei bravissimi ragazzi tutti, infatti mi fa piacere aver giocato contro di loro e ti dico, in anni passati ho anche perso per la loro compattezza e il loro continuare a giocare insieme, perché loro tutti i tornei li fanno insieme e niente, vediamo se ci sarà la possibilità di farne uno con loro che mi farebbe piacere. No, ci sta. Allora siamo arrivati alla fine di questo video, siamo riusciti a vincere le ultime due partite di qualificazione, quindi ci siamo qualificati come primi. E questo è un passaggio importante per arrivare alle fasi finali e scontrarsi contro quelle magari un po' più scarse, no? Eh sì, sicuramente dai, un plus in più essere passati come primi nel girone nonostante lo scivolone iniziale. Poi ci sono stati i miei gol a rimettere le cose a posto. Tra l'altro 3-2 siamo il confronto dei gol, vediamo se mi supererai nella fase finale. Sì, detto questo, cosa aggiungere se non che è stata una bellissima partita ed è stato super positivo il fatto che siamo riusciti a rialzarci, perché secondo me la seconda partita poteva essere deleteria per l'andazzo della squadra a livello psicologico più che altro. Poi dopo invece ci siamo rialzati bene, abbiamo rimesso le cose a posto, abbiamo mentalizzato quello che è successo e siamo riusciti a ripartire nella maniera migliore possibile. Adesso andiamo ai quarti di finale, ma questo video però conclude qui, quindi Fre, noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Siamo quasi 100.000 iscritti, quindi supportateci con un'iscrizione e arriviamo a questo grandissimo traguardo. Come sempre lasciate anche mi piace al video, commenti e condividetelo. Noi ci vediamo con il prossimo video, con i quarti di finale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!